Allora, parliamo di immigrazione perché i dati Frontex certificano una riduzione, pensate, del 70% degli sbarchi, quindi possiamo dire di essere finalmente sulla strada giusta? Guarda, mi sembra che la strada sia tracciata. Ricordiamo, devo dire, Giorgia Meloni in maniera molto sincera e onesta ha sempre detto di voler fare di più sull'immigrazione rispetto ai dati del primo anno di governo, in cui in assenza dell'accordo con la Tunisia che poi è stato siglato, c'erano stati dei numeri sugli sbarchi molto elevati, soprattutto dalla Tunisia, appunto, che era un paese in estrema difficoltà, un paese sostanzialmente fallito sul piano economico, con una crisi politica pesantissima e da cui quindi partivano in continuazione migliaia e migliaia di persone ogni giorno. Dal momento in cui è entrato finalmente in vigore l'accordo tra l'Unione Europea, che l'Italia ha fortemente voluto, e la Tunisia, sono cominciati a diminuire gli sbarchi. Frontex, che è l'agenzia europea che si occupa di immigrazione, ci ha detto 2 giorni fa che c'è stato un calo degli sbarchi nella rotta del Mediterraneo centrale, cioè proprio quella della Tunisia e della Libia, quella che più interessa l'Italia, del 70% rispetto all'anno scorso, il che vuol dire che questo accordo sta funzionando. Mi dispiace che ancora in questi giorni, proprio ieri al Parlamento europeo, ci sia stata un'iniziativa della sinistra che ha cercato di affossare questo accordo, cercando di bloccare una rata dei finanziamenti che l'Unione Europea ha garantito alla Tunisia nell'ambito di questo accordo, perché io penso invece che la strada degli accordi tra l'Europa e i paesi del Mediterraneo da cui partono i barconi sia una strada fondamentale. Da un lato dobbiamo offrire cooperazione economica, quindi possibilità di sviluppo su quei territori, e dall'altro chiedere impegno per bloccare le partenze. Ed è quello che sta avvenendo con la Tunisia, ed è la stessa cosa che avverrà domenica quando Giorgia Meloni andrà insieme agli altri vertici europei in Egitto a fare un accordo simile con il governo egiziano. Quindi diciamo, il modello Meloni comincia a farsi strada, quello con la Tunisia ha funzionato e viene esteso anche all'Egitto. Replicherà di Vuol volta in dire che volta. il modello italiano si fa strada e diventa un esempio per l'intera Europa, perché è chiaro che è più efficace un accordo, anche meno oneroso per noi, perché il costo è condiviso, se lo fa l'Europa e non lo fa soltanto l'Italia.